Sì, prova. I musetti con un poco, quando so che succo fuoco. Io lo so. Signora che si brucia, basta poco e so cassare. Eccoci. Ragazzi, un'altra puntata, è vuoto perché siamo, è l'ora della preparazione. Siamo sempre al number one, a Roger Sutherland, che meraviglia. Buongiorno e benvenuti. E benvenuti. Ieri avete una ricetta meravigliosa, sempre accompagnata di questo ottimo vino che troveremo, Spadafora, questo sole... Sole nero ieri, oggi useremo il nerello. No, il nerello. Non lo fate bere, che sennò i gengibri poi, capito? Allora, ragazzi, e allora l'oro della mattina qual è? È l'acqua. È l'oro della mattina, è l'acqua. Me lo dai mezzo bicchiere d'acqua? Tutti i bar meravigliosi, i ristoranti, i ristoratori hanno che cosa? L'acqua oro d'Agostino. Ma allora, faccio cassata. Io faccio prima un po' cassata, che devo digerire il caffè di stamattina. Ecco qua, basta, se no mi fa, ragazzi, guarda qua, guarda che meraviglia. A chi piace cassata, a chi piace a fredda, facciamo così, e a chi piace, questa qui è fredda, vedete? Questa è fredda liscia. E qua è temperatura normale. Ambiente. Temperatura ambiente liscia. Andiamone. Allora, ragazzi, sempre presa diretta, come noi facciamo, questo nuovo appuntamento sempre all'interno del locale, di questo grande ristorante, perché verremo anche quest'estate, perché d'estate qua quante persone vanno? E un centinaio cimenti. Lucio ha fatto vedere queste belle immagini, chiaramente è vuoto perché è di mattina il locale. Ci prepariamo, anche a pranzo siamo aperti. Solo la domenica a pranzo. Solo la domenica, oppure con le... Sotto prenotazione. Poi vedete con un pullman, con una cosa, pure con la elicottera, noi. Da 10-15 persone in poi apriamo a pranzo per una comitiva piccola. Allora, ragazzi, seguiamoci in presa diretta, ricordiamone, accordo che era scivolato qua, perché buongiorno ragazzi, ben rivisti, teniamoci la. Ecco qua, teniamoci la. Allora, ma vi ci siete colcate, Carlo? Sì, abbiamo passato la notte qua, ci siamo ubriacati con il nerello. Che ma questo vino di Spadafora non ubriaco, perché era sbattuto a che angolo l'ha sbattuto? Si è inebriato, ha sentito, ha percepito il profumo. E da ieri che ha assaggiato questo ottimo vino, il nerello e il piatto, lui ci hanno lasciato manco un piatto, si ha mangiato. Com'era il piatto Sapeva di ceramica. Perché un piatto da mangiare, no, la pasta, un va battute, com'è la pasta? Ottima, spettacolare, complimenti. Allora, ragazze, oggi prepariamo con il nostro grande chef, prepariamo che cosa? Allora, facciamo un filettuccio di maiale, facciamo una riduzione di vino nerello con dentro un po' di odori e liquirizia nostra calabra. E niente, possiamo procedere. Quindi questa allora è un piatto nuovo. È un piatto che nel mio ristorante proponiamo già da menù. Allora, mi pare di aver capito, caro i nostri amici telespettatori, che i nostri, noi l'abbiamo detto già ieri, prodotti della nostra terra. Tipici territoriali. Allora, partiamo con il nostro vino, nerello. Ieri abbiamo assaggiato il sole nero. Sì. Adesso assaggiamo. Il nerello diciamo che nasce da un uvaggio, cioè unione di due vitigni, sempre vitigni autoctoni locali. Il nerello, che si chiama nerello o calabrese, quindi prende proprio il nome della nostra terra, più il greco nero, che è un altro vitigno sempre tipico della zona, soprattutto della zona del Savuto, della zona di Donni, della zona del Savuto, della Valle del Savuto. In termini tecnici diciamo autoctoni. Però che significa? Territoriale locale, l'uva nostra lavorata. E allora sentite il profumo, ragazzi, sentite il profumo, basta assaggiare, vede che tanto dopo il nostro cameraman, mamma ragazzi, come che questo vino fa anche, se mi permetti di dirlo, fa anche un affinamento in barrique di rovere canadese, quindi acquisisce anche una nota tostata, quindi viene impreziosito ulteriormente da questo passaggio nel legno, quindi acquisisce calore, morbidezza, eleganza, e quindi risulta essere un vino anche, diciamo, che non ha nulla da invidiare ai famosi vini, diciamo, delle più grandi case vitivinicole del nord, no? In Veneto, in Piemonte, in Lombardia. Sì, c'è questo
c'è una nota tostata che richiama anche un po' il discorso che diceva prima lo chef della liquirizia, del tabacco, del legno, quindi si lega un po' anche al discorso gastronomico che affronteremo. E allora ragazzi, questo piatto meraviglioso, speriamo di far assaggiare questo vino, perché è già presente in Canada, però voglio fare una degustazione il 14 in Canada, a Toronto, in questo meraviglioso ristorante. Ci faranno questa festa in nostro onore. Mastro Berardo, che saluto con grande affetto, simpatia, ci voglio una commozione. Caro amico mio, che cosa ci prepari oggi? Allora, puriamo questo filetto. Mamma ragazzi, leggermente. Diciamo innanzitutto che per fare una buona cucina ci vogliono buoni prodotti, quindi la carne sicuramente è nostra, calabrese. Allora, ecco qua. Perfetto. Certo che come carne, come pezzo di carne, vede che c'ha un senso abbastanza. Saci chi sta tagliando, ma comunque. Questo è filettuccio. Sì, filettuccio di maiale. Che diciamo, cosa fina. È una delle parti nobili del maiale. Ecco. Giupi. Sì. Tra le altre cose abbiamo scoperto che ieri, parlando con il cuoco, la mia ragazza ha festeggiato la sua laurea al locale. La tua ragazza è una persona intelligente, una persona colta, e quindi brava, ecco, è una nota importante, brava al nostro grande Lucio, che è portato in Canada purtroppo. Se non lo vedete ritornare, è dentro lo Genoa con i pesci e cani che lo mangeranno vivo. Ragazzi, scherziamo, grande professionista. Allora, ecco qua. Permette signora, di chiudermo, me lo trovo dietro le spalle, che è pericoloso. Permette signora, in cucina, con? Agostino. Certo, e con? Lorenzo. Lorenzio. E con? Zio Pino. E con Zio Pino. Allora ragazzi, ritorniamo seri, ma tra il serio e il faceto, allora abbiamo messo sul fondo della casseruola questa cipolla di Tropea, chiaramente, sì. O di Belmonte. No, allora in realtà questo è uno scalogno, che è sempre zona nostra, sì, sì. E poi un po' di odori. Senza olio. Allora, senza olio. Ora qua andiamo a fare la riduzione di vino. Quindi questa è una cosa nuova, io non l'avevo mai visto. Vediamo questi odori. Scusa, poi al... Sì. Tu c'è la riduzione di cameraman. No, che poi è un autore simpatico, non è che. Allora, no, però onestamente, dopo tanti anni di cucina, non avevo visto che nel fondo della casseruola, senza olio, quindi tu sfrutti proprio i sapori della cipolla. Esatto, che poi li andiamo a ritrovare nella salsina, poi dopo. Che cosa grande, ragazzi. Chiaramente. Chiaramente è una casseruola dove non attacca, se no, esatto. La cipolla è sciagli invece della cipolla. Ragazzi, adesso ecco qua. Si sente questa grande, questo rumore meraviglioso, che è un suono importante. Vi ricordo sempre che abbiamo, quando si cucina, che se è importante, caro chef, lo diciamo in modo proprio convinto. E intanto aspetta, usate un vino buono per i vostri piatti, quindi noi in questo momento è un lusso, perché stiamo usando oggi il Nerello della nostra grande azienda Spadafora, accompagnato dal nostro grande tecnico e nonché. Allora aspetta, questo però ci sfugge, questo passaggio. Qua stiamo preparando un po' di roux, poi per addensare la cremina nostra di. Sembra vino rosso. No, questo è burro e farina. Ah, burro e farina. Caiamo un po' in giù francesismo. In giù francesismo. Però ci mettiamo un vino calabrese. Quindi questa qui è il. Mamma mia, proprio. Ah, che suo profumo però, ragazzi, che meraviglia. Allora, questo lo vogliamo suggerire ai nostri chef, alle nostre cuoche a casa, che usare un vino strutturato, un vino importante, esalta anche, no, i sapori. Certo, sicuramente. Se poi ci mette bene i cartelli, è normale, oppure si viene che fa? Magari compri un pezzo di carne buona, usano per risparmiare un vino di cartello, o pruno finale, che rucane. Quindi ristoratore, fate mangiare bene i vostri clienti e usate i prodotti nostri calabresi e i vini importanti di questa grande azienda Spadafora. Allora,
Cate fa un piatto, ti fa un piatto, secondo me. Che mentre il nostro Ivan Greco sorveglia il nostro, la nostra agenzia Publiora di riferimento, grandi idee, grandi progetti futuri, per, intanto ci sta mandando, caro Lucio, la Publiora ci dà la possibilità di andare in Canada, permette signore in Canada, non ti preoccupare Lucio, stai tranquillo, perché anche se imballiamo un po' la telecamera e permette signore in cucina, no, quindi volevo far vedere il locale a 360 gradi per dire che non è uno studio televisivo, Bravo, bravo, bravissimo, bravissimo. Allora, ed è importante, è giusto, ed è importante anche questo, perché se parlasse di meno sareste veramente, però ognuno tenere i suoi, perché no, veramente ogni tanto poi si sente qualche botta, è un pacco che ci mignò in diretta, ragazzi, a parte gli scherzi, caro Lucio, una cremina, una, hai visto che passaggio importante, ragazzi, devo fare i complimenti comunque al nostro operatore, perché tutto in presa diretta con il braccio, senza tutto riprese a mano, quindi è importante. Allora, intanto vuoi assaggiare un goccio di questo vino? Dopo. Ivan, lo puoi assaggiare tu in presa diretta, vieni, facciamo questo nostro tipo di... Così ci va un giudizio, no? il giudizio, l'opinione del consumatore è sempre importante. Il conduttore non lo può fare, però... Saluto a tutti di nuovo, abbiamo già salutato nella prima puntata e assaggiamo il vino delle cantine Spadaforo. Dacci un giudizio, perché io l'ho già assaggiato e devo usarci com'è. Ottimo, eccezionale. Corposo, robusto, potente. Buono. Io non sono un esperto, però il palato, diciamo, un ottimo vino. Allora ragazzi, allora non perdiamo, allora intanto, caro il nostro chef, cosa ha fatto? Ha imbarenato, proprio in termini, ci ha imbarenato, ragazzi. Scusami, no, che ha fatto? Aspetta, ha imbarenato, aspetta. Ma come dici sempre? Aspetta, me ne fai una candosa, hai ragione, scusalo, però dobbiamo fare una cosa. La polizia in cucina, anche la prima puntata avete visto, non che voi... Dopo da che faccio? Capo dopo, e poi si fanno i rocci, si fanno. E invece pulire sempre mentre il cuoco. Allora, imbarinato, me ne fai una candossa, il filetto alla, come si chiama questo piatto? Questo è un filetto di maiale con una salsa di vino nerello, sì, e liquirizia. Allora, bravo, questo, aspetta, però i passaggi facciamoli per bene, perché sennò... Niente, questo abbiamo fatto evaporare, sì, l'alcol, ora lo andiamo a restringere con il roux che abbiamo fatto e andando prepariamo la nostra carne. Oh, Lu, c'è una cosa, avessi sbonnare a, come si chiama, a traversa, è un gipoglicchio oltre, però bravo, perché tutti in presa diretta, ragazzi, è davvero... Allora, dopo ti do 10 euro e chiudi, Lugno. Quindi arriviamo a 11. A 12.50. Scherziamo noi, ragazzi, facciamo l'aperitivo dopo. Allora, okay. Allora, avete visto i passaggi quali sono stati? All'inizio abbiamo fondo della casseruola, cipolla di Scalogno. A Scalogno. Scalogno, scusa, mi giro un attimo. Scalogno tipo cipolla. La cosa che ha fatto, poi rivedete la puntata all'inizio, perché abbiamo aromatizzato il vino. Senza olio. Adesso abbiamo già la parte grassa, l'abbiamo nel roux. Sì. Vai Lucio che. Ecco qua. Questo adesso è il fondo. Se voi volete rivedere le puntate, andate, permette signore, appena Gigliotti vescono le puntate, giusto? Ah ragazzi, che profumo, mamma mia, non potete capire. Diciamo che sta scattiando poco. Posso? Ah, ma qua stiamo riscaldando di nuovo. No, è solo... Ah, è chiuso, però è chiuso. C'è solo la fiammella pilota. E chi vuol dire sa pilota? Ah, così rapimo, giriamo. Ok. Ragazzi... Che poi tra l'altro viene, tra l'altro si può fare pure il famoso vino cotto, no? Quando uno è malato, no? Sì, è certo. Le nostre nonne, magari ti fai, come si dice, o fumiento, no? O fumiento in dialetto. Vin brulè. Ecco, il tecnico, chiaramente, il vin brulè. Se tu parli sempre in dialetto, è chiaro che... Lo può ripetere un attimo, come si chiama? Vin? Vin brulè. È bellissimo come lo dice.
Ma il passito poi lo sì, facciamo anche i passiti. Poi magari in qualche altra puntata parleremo anche dei passiti delle cantine Spadafora, di nostra produzione sempre. Ragazzi, fate bere un ottimo vino nei vostri ristoranti, no? Cioè, se no che facciamo? Allora, ragazzi. Ecco qua. Adesso aspetta sul passaggio che è importante, Lucio. Piano piano. Allora, intanto questo abbiamo tenuto a caldo, no? Tutto in presa diretta, ragazzi, ed è importante che poi magari pigliamo una traversa, era sbandato poco fa, che se cade si è assicurato se cade. Sì. No, non è che mi spiace, non mi dispiace per te se ti fa male, è capo un po' venire a Toronto, chi se lo problema? Scherzo. Però lavorare così, ragazzi, ci vuole veramente un talento, ti faccio i complimenti. Non per niente, siamo al ristorante number one, che bravo. Significa? Numero uno. Mo mi fai interrogare, mica ti vengono un muscolo, vero? Number one, giù, però si ricorda tutto, brava Lucio. Allora, vedi Lucio, vedi che musica, riesce a farla vedere anche dall'altra parte. Guarda che meraviglia, ragazzi. Guarda che meraviglia. Il profumo non è che ancora, ecco qua. Anche perché ho sempre amato io la cucina con il vino rosso, però lo vino importante, se no non che lo vino ca. Guarda qua. Lo chef, questo è un altro piatto che va alla grande. Diciamo che è uno dei piatti venduti pure da noi. Mo ti scialco questo medaglione. Perché poi c'è il medaglione, c'è il rovescio, no? No. Lei è uno sciocco, cameraman, lo sa, sì? Guarda là che meraviglia, ragazzi. Ecco, questo non lo fate a casa se non siete uno chef di grande, no, perché io immagino mia moglie se fa così brucia tutto il palazzo, quindi mia moglie non lo fare perché c'è la mano, no? Però io ti voglio far vedere. No, quello ancora non è pronto. Lucio, tu non lo fare così, se no sbamba a casa, sbamba. Aspetta. No, qua. Non visto ancora non è pronto. Però ha fatto una crema, cioè una cosa meravigliosa. Ivan, ha fatto una cosa spettacolare. Dopo questo me la tiro tutta, cioè nel senso che me la tiro, si beve, quando si lava non si beve. Diciamo sempre, ragazzi, attenzione, non bevete esagerato, bevete moderatamente, perché un bicchiere di vino rosso fa bene alla salute, ma sempre in modo moderato, e se guidate non bevete, perché fate male a se stessi e agli altri. Questo ci teniamo a dirlo per l'importante. Assolutamente sì, questo è molto importante, ma penso che tutti faranno in questo modo. Allora, questa crema, mamma mia, tu pensi che arriva a casa questo odore? È difficile, ma dobbiamo inventarci qualche cosa. È un odore molto particolare. Mamma, ragazzi. Ecco, con quale maestria, dovete vedere come non va a fare i famosi paggiozzi, no? Quando tu fai la crema, che sei un paggiotto. I grumi in italiano, non lo sappiamo però. I grumi. Suggerisco a Pino la traduzione simultanea italiana. Ma supporto tre cani. A papoledra, che era papoledra. Invece, guarda qua. Ecco, vedi? Tutto in modo perfetto, però va fatto in modo in senso sempre, o cambia anche il senso rotatorio. Ma diciamo, però va fatto in modo simultaneo ed in modo importante, insomma, dai. Con lo stesso ritmo, caro il nostro Agostino e il nostro grande chef Lorenzo. Il magnifico, potevi aggiungere in questo caso. E il nostro aiuto chef Cristian Capolizza, pure un guaggio me polizia. Tenete gli ambienti, specialmente della cucina, puliti come sono. Com'è questo grande ristorante, la bellezza, ecco qua. In quanti minuti, state contando i minuti, perché non abbiamo staccato un secondo la telecamera, presa diretta in cucina number one, come in tutti i ristoranti, qualora voi lo vogliate, basta chiamare la Publiora. Le nostre pagine Publiora, pagine Pino Gigliotti, pagine La Cicana 19, pagine chiamate, pure su poi il cuore Palumba, basta chiamate. Certo, adesso stiamo assistendo alla preparazione. Attenzione, ragazzi, adesso. Esattamente. Perfetto, allora, questo è importante. Ci ha messo questa penneggiata. Acremina di vino.
Mamma ragazzi, guardate con quale maestria la cipolla, questa è cipolla, quindi... Questo è lo scalogno che abbiamo cotto nel vino e che ora usiamo, non lo buttiamo. Sì, sì, sì. Un bel omaggio. Parla il piatto dello chef. È Nuvalzer, no? Cioè, è una musica. La liquirizia, la nostra liquirizia. Liquirizia calabrese, attenzione. Un po' di modo di marca perché non c'è la pubblicità, ma fa, chiamateci. È autoctona. È autoctona. È autoctona. Che sa se? Sambarata, Luca. Che poi da terra nostra, capito che significa? Un bau. Allora, io non vi posso. Quando manca la chiusura? Abbiamo, quindi i tempi io anche. Ah, ecco, ecco. Allora ragazzi, Eva, oggi ti tocca, anche a te ti tocca, io poi lo mangio dopo chiaramente perché in cucina sarebbe, no? Allora, ti tocca Ivan. Ah, l'assaggio, sì. Un altro... Ma sbutta una tela, sbutta una tela che sennò... Assaggiamo quindi... Ragazzi, mamma, ecco, perché la già carezza... A vederla è spettacolare. Un po' di cremina è tutta. Sì, sì. Un po' di cremina. Sì, sì. Che meraviglia. Favoloso. Allora, il profumo, però, quando abbiamo praticamente dall'inizio del piatto, no? Dall'inizio della preparazione del piatto, se no, quando è passato, caro Lucio? 20 minuti. Quindi in 20 minuti, chiaramente con i tempi televisivi, ma si può fare anche un po'. Solitamente 14-15 minuti è pronto. Ma facciamo mangiare praticamente adesso questo meraviglioso. Allora, adesso dillo tu perché dopo tanto lavoro, chiaramente. Allora abbiamo preparato il filettuccio di maiale nostro calabrese. Abbiamo fatto una riduzione di vino rosso Nerello della Candina Spadafora, aromatizzata con rosmarino e scalogno e una fogliettina di alloro che col maiale sposano benissimo. E poi niente, abbiamo cotto la carne e abbiamo impiattato mettendo una spolverata di liquirizia nostra calabra. Allora, la cremina, che ancora vi faccio vedere questa cremina, e chiaramente guardate la consistenza di questo, il grande punto d'ingongio, il grande punto, la stellina, la stella sul piatto, è questo meraviglioso vino, ragazzi, che è stata, no? Ecco, guardate in quale consistenza, questa è la crema al vino Nerello di Spadafora, Candina Spadafora, ragazzi, è importante perché su vino non è buono, cioè anche il sapore stesso rovina il piatto, quindi usate anche dei vini importanti per una cucina importante, caro chef, ed è straordinario, quindi io, ecco, l'altra cremina, qual è l'altra cremina che avevamo fatto? Ecco, ragazzi. Questa è per la preparazione. Ecco. È un nero scuro. Questo è un nero, ecco, vedete la consistenza? Ecco. Sempre al vino rosso. Questo è il fondo, qui abbiamo fatto due tipi di... No, questa qua serve per legare il vino. Per legare il vino. Ah, in realtà è quindi burro. Poi questo è finito. Questo è, sì, è, sì, la... questo è, la, è il prodotto finito. Allora, avete visto che consistenza, ragazzi, come abbiamo messo farina, burro, sì. Il tutto... Vino rosso. E gli odori. E gli odori. La liquirizia l'abbiamo messo ecco, guardate ragazzi, che meraviglia. Liquirizia calabrese, la nostra terra, quindi la nostra terra e i nostri prodotti, caro Ivan, in questo nuovo percorso che ci stiamo preparando per questi ristoranti, ristoratori, birrerie, pizzerie, quello che ognuno vuole proporre in cucina, cioè Gigliotti in cucina, permette signore in cucina. Permette signore in cucina, certo, anche per, diciamo, dare visibilità, noi in Calabria ci distinguiamo perché abbiamo veramente delle aziende molto molto importanti e che fanno già tanto, ma potrebbero fare, secondo il mio punto di vista, ancora di più. Quindi oggi abbiamo il vino delle Candine Spadafora, che è veramente eccezionale, lo dico da, diciamo, da proprio da cliente, diciamo così. Da consumatore, però, da proprio da consumatore, perché noi a casa abbiamo... È da consumatore, quindi questo è un contenitore non altro che con la nostra, diciamo, con la tua semplicità, va ad esaltare quelli che sono i locali che sono in Calabria. Oggi siamo
a Rende in via Bari al number one da Lorenzo, dove torneremo comunque, e ce ne sono diciamo tanti altri, quindi noi siamo a disposizione di tutti per dare visibilità sia alle nostre aziende enogastronomiche ma soprattutto a questi locali che abbiamo qui in città ma anche nella nostra regione, ecco, che veramente sono di primissimo livello. Chiamateci per mezzo signore in cucina e speriamo di ritrovarci con il nostro grande Agostino. Volevo semplicemente ringraziare Pino Gigliotti e Ivan Greco che ci hanno dato la possibilità di parlare e di promuovere i nostri prodotti delle cantine Spadafora 1915, ricordiamolo, l'anno di fondazione delle cantine. Ringrazio Lorenzo Fortuna che è il nostro partner del ristorante Number One, un grande professionista, e niente, io penso che il piatto parli da solo, no? Certo. Cioè un piatto praticamente, come diceva Ivan, a chilometro zero costruito con i prodotti della nostra terra che sono buoni, ed è giusto comunicarlo, cioè facciamo passare questo messaggio, no? Questa comunicazione. Comprate anche Made in Calabria, perché anche noi siamo capaci di produrre insomma delle cose buone, ecco, che vengono dalla nostra terra. La semplicità è la consapevolezza di avere i nostri prodotti, ma con la grande esperienza di vini del, no, perché si studia, no? Allora i piatti semplici vanno fatti con dei prodotti importanti. Signori, anche se il nostro capo me ne fa così, noi diciamo, ringrazio Lucio Di Donà per la grande professionalità e serietà, tutta impresa diretta con riprese a spalla in questa grande struttura che è la Number One da Lorenzo Arrende, e io ringrazio tutti voi per l'opportunità che ci avete dato e per la visibilità che ci darete. Grazie. Assolutamente sì. Grazie. Ringrazio il nostro collaboratore. Grazie a voi, zio. Grande serietà e professionalità, il nostro grande tecnico e studioso. Aspirante sommelier. E quindi faremo un'altra puntata. Ringrazio la Publione che ci dà la possibilità, e la C Canale 19, di questa fiducia ancora per quest'anno. Un saluto a tutti. Grazie, alla prossima.